Benvenuti su Barbiturici, io sono Serena e oggi voglio parlarvi di un profumo che mi piace un sacco. Si tratta di Vanille Apricot di Comptoir Sud Pacifique. Si tratta di un brand francese di nicchia ma abbastanza reperibile. È un profumo molto dolce, quindi vi avverto, mi devono piacere i profumi gourmand perché si tratta appunto di un profumo che richiama qualcosa di edibile da mangiare, dei dolcetti da pasticceria. In particolare questo profumo richiama l'odore della crostatina di albicocche del Mulino Bianco, quindi un profumo che sicuramente conoscete tutti quanti e che nel mio caso mi riporta a quando ero piccola. È veramente un profumo molto molto dolce che però è in qualche modo sofisticato, non si tratta di un profumo dolce, stucchevole, fastidioso che intossica in qualche modo, no, si tratta di un profumo coccola, anche perché per molti può essere un downside, ma per me non è un problema. Questo profumo non ha una proiezione immensa, non ha una durata immensa, quindi tutto sommato, dopo la botta iniziale zuccherina che si ha quando lo si applica, il profumo diventa molto skin scent e dà proprio quell'odore di dolcezza, quasi da bambole. Avete presente l'odore della plastica delle bambole quando eravamo piccoli? Quell'odore lì, quindi secondo me è veramente un profumo particolare e molto buono. Allora, io lo indosso, adesso si sente in tutta la casa, ma lo spruzzerò ancora. Truc. Fantastico! Allora, la piramide olfattiva di questo profumo è abbastanza semplice, perché abbiamo sia in apertura che nel cuore albicocca, jackfruit e papaya. Il jackfruit è un frutto orientale che io ho mangiato in Indonesia, anche in Thailandia. Ricorda il durian, ma non è il durian perché il durian puzza! Invece il jackfruit è dolce, è molto grande, con delle specie di spuntoni. Viene anche cotto e viene utilizzato anche nella cucina salata e qualcuno dice che sappia di pollo, in realtà io l'avevo provato anche cotto, ma no, non sa di pollo il profumo, ma è più un profumo fruttato, molto dolce appunto. Quindi troviamo questi tre frutti sia in apertura che nel cuore, mentre nel fondo troviamo la vaniglia insieme allo zucchero. Quindi questo crea una commistione di odori dolci e fruttati davvero unico. La cosa interessante di questo profumo è che è un profumo che è del 1993, quindi ha i suoi anni, però non è per niente un profumo vecchio, passatemi il termine, perché non so se vi è mai capitato, ma ci sono dei profumi che hanno qualche anno e nel sentirli magari sì ci possono piacere, ma inevitabilmente ci riportano un po' a quel periodo storico, se così vogliamo dire, perché a me sono passati 30 anni. Invece è molto contemporaneo, è dolce, è secondo me sofisticato e richiama proprio una sorta di area di gioventù, di non so come spiegarlo, di fanciullezza. È un profumo spensierato secondo me. Come vi ho già detto, non ha una durata, una proiezione immensa, però tutto sommato se voi tenete a questo potete buttarlo in borsa, attenzione perché è di vetro. Nel formato piccolo come il mio è assolutamente travel friendly. E niente, io l'ho acquistato online, ma potete trovarlo nelle profumerie di nicchia, così come da Rinascente a Milano, c'è cioè il corner di questo brand, che come vi dicevo appunto è un brand francese. Il concept di questo marchio si rifà a quello dei viaggi, quindi a viaggi in tutto il mondo con profumi di varie tipologie. Il loro più famoso si chiama Aqua Mutu, mi pare si chiami così, ce ne sono diverse varianti comunque, che è un profumo che richiama la brezza marina di un'isola polinesiana, dove poi tutto è nato negli anni 70, ma ci sono tantissime varianti, io ne ho un paio di queste che poi se volete vi farò vedere, in cui viene esplorata appunto la dolcezza e le note esotiche, quindi ad esempio c'è vaniglia e cacao, vaniglia e caffè, vaniglia e banana, ci sono davvero tantissime declinazioni che secondo me sono davvero tutte molto interessanti, soprattutto perché questi profumi hanno un prezzo tutto sommato abbordabile.
Il formato da 30 ml mi pare costi intorno ai 42 euro, mentre quello da 100 viene, mi pare, 84, non voglio dire cavolate. Ad ogni modo, naturalmente, online potete trovare delle buone offerte, quindi potete trovare sicuramente questi profumi, soprattutto nel formato piccolo, anche intorno ai 30 euro. Niente, secondo me appunto è un profumo veramente delizioso. Se volete provare qualcosa di diverso, ve lo consiglio. Ho sentito dire che questo profumo è molto simile a Vanille Extreme di Montal, io però adesso non l'ho in mente, quindi fatemi sapere se lo conoscete, se vi sembra simile, se avete già provato questo profumo e se vi piace, quali sono i vostri gourmand preferiti, perché a me piace ovviamente, come sempre, condividere con voi le mie passioni. Vi ringrazio per aver visto questo video, spero che vi sia piaciuto, io sono felicissima di essere tornata a fare video. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, se vi va iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Grazie mille, ciao!